Pechino Express con Costantino, cosa vedremo nella sesta puntata? Costantino della Gherardesca, anticipazioni Pechino Express 11 ottobre. Durante la scorsa puntata di Pechino Express, il reality di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca, le coppie in gara hanno raggiunto Tainan, la quarta città per popolazione dello stato di Taiwan, ed è proprio da qui che partirà la sesta tappa. I concorrenti si sono quindi lasciati alle spalle le Filippine, una nazione sicuramente molto povera, ma che ha regalato loro, e al pubblico a casa, momenti di grande commozione. Questa sesta tappa avrà una lunghezza di 257 km e porterà i partecipanti da Tainan a Lukang, una cittadina sulla costa ovest di Taiwan, che fa parte della contea di Shangwa, con tappa intermedia al Sun Moon Lake, il lago Riyue, il più grande lago naturale di Taiwan, che si trova invece nella contea di Nantou, nella città di Yuki. Pechino Express 2017 con Costantino, cosa succederà mercoledì 11 ottobre? Mercoledì 11 ottobre, quindi, i concorrenti di Pechino Express, sotto la guida di Costantino della Gherardesca, continueranno il loro viaggio in Oriente nelle terre di Taiwan. Nella puntata andata in onda lo scorso mercoledì 4 ottobre le coppie in gara sono partite da Munoz, nelle Filippine, e hanno deliziato la popolazione con una simpatica coreografia che ha permesso alle clubber di partire per prime e conquistare poi l'immunità prima dell'arrivo ad Angeles, godendosi anche una splendida esperienza all'interno di una spa. Gli altri partecipanti, in special modo la coppia figlia e matrigna, non se la sono passata bene, dovendo assaggiare, per poter continuare il viaggio, un piatto tipico locale, il balut, a base generalmente di uovo di anatra o gallina, contenente un embrione. La coppia formata da Agata Cannizzaro ed Eugenia Costantini, figlia e matrigna, appunto, non è riuscita a giungere a Taiwan e ha dovuto abbandonare la gara. Le due donne si sono quindi lasciate andare a dei commenti dopo l'eliminazione. Dalla città taiwanese di Kaohsiung, i concorrenti sono poi giunti a Tainan, con la vittoria finale andata alla coppia dei modaioli che, tra i compositori e i maschi, arrivati ultimi, ha deciso di salvare nuovamente i primi. L'apertura della busta nera ha rivelato un messaggio particolare, scritto in cinese, e i maschi hanno dovuto chiedere agli abitanti della città per scoprire il loro destino. La tappa si è rivelata essere per loro non eliminatoria e li rivedremo in gara insieme agli amici, ai modaioli, alle caporali, alle clubber e ai compositori il prossimo mercoledì in prima serata su Rai 2.